Domenica prenderà il via il campionato mondiale di pesca a coppie dalla spiaggia. Di cosa si tratta? Quante nazioni partecipano? Questo è il quinto campionato del mondo a coppie di surf casting, una disciplina che in Italia è molto praticata, specialmente in Sardegna. È un'attività che ha uno sviluppo enorme. Questo campionato partecipano sette nazioni. Partecipano a Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Sudafrica e Germania. Ovviamente l'Italia è presente, ci aspettiamo dei grandi risultati. Quali sono le regole fondamentali di questa disciplina? Guarda, la regola principale a cui noi facciamo riferimento è il catch and release. Tutto il pesce pescato viene rilasciato e ci sono delle sanzioni pesantissime sul maltrattamento del pesce. Questo è l'obiettivo principale. Le regole poi sono le regole del surf casting. Ovviamente ci saranno gli ispettori dietro, controlleranno, ci sarà di tutto di più. Però la regola principale è il rispetto per gli animali e il rispetto per la natura. Quante persone saranno coinvolte nell'organizzazione e nella partecipazione a questo evento? In tutto ci saranno, penso, un'ottantina di persone, tra atleti, accompagnatori, commissari tecnici, dirigenti, un'ottantina di persone. È un mondiale che è giovane, perché stiamo parlando della quinta edizione, perché la specialità del coppie è veramente giovane. Quinta edizione, per cui è in crescita e chissà, può darsi che si ritornerà magari tra un po' di anni quando ricapiterà in Italia, in Sardegna, magari con dei numeri molto più importanti e con una visibilità importante.